Salve gente, sono Larus, eccovi qua su Mountain Blade 1257 anno Domini. Nell'ultima puntata, dopo quella battaglia campale, ci siamo ritirati perché io mi sono ferito gravemente. E quindi meglio un po' ritirarci e andare a Zonzo. Aspettando che le acque si calmino. Cambiamo qui. Ok, facciamo un po' di attenzione solo. Che non voglio avere altri problemi. Innanzitutto dobbiamo anche appare il nostro personaggio. Ci aggiungo un'intelligenza e un carisma. Cosa serve l'intelligenza e il carisma? L'intelligenza serve per tutte queste abilità qui, che vanno da looting, cioè no, da trainer a persuasione, e servono per aumentare la punti attributi utilizzabili in queste abilità appunto. E infatti andrò di Surgery, che praticamente serve per curarsi dopo le battaglie, ti curi più velocemente, anche condiviso con tutto il party. E no, non volevo Surgery, volevo fare First Aid, mi sono sbagliato. Surgency è un'altra cosa, volevo fare First Aid, questa qua che vi ho spiegato. No, Surgency serve per un'abilità che aumenta la probabilità che i nostri membri della nostra squadra siano feriti invece che uccisi durante le battaglie. Poi aumentiamo Iron Flash, che sarebbe la vita che a noi serve. Poi dopo andiamo di armi una mano per la specializzazione nelle armi. E siamo a posto, sì, ok. Mettiamoci un attimo qui, aspettiamo i mongoli. Magari dobbiamo anche tornare tipo a Safet, non so, a prenderci qualche armata. L'armata più potente, perché visto che ho aumentato il carisma. Perché a proposito, non vi avevo spiegato, il carisma serve a avere più uomini nella propria armata, forse l'ho già detto. Comunque, appunto ci dovrebbe servire avere un'armata in più, perché vedi che gli altri hanno 50, 100. E passa, uomini, noi ne abbiamo un po' pochi. Andiamo su volontari. Oddio, possiamo mettere una compagnia mercenari locali, i turcopoli, e cavalieri teutonici. Calopon credo che sia prendere in prestito. Vado sui cavalieri teutonici, mi ispirano. Però anche una compagnia di mercenari locale potrebbe andar bene. Vado sui cavalieri teutonici, ma questo. Andiamo su local mercenari, va. Vediamo un po'. Ah, sono latini. Perfetto. Vediamo se ci sono disgreganze tra il party. No. Ecco. No, forse dobbiamo. Cosa devo fare? Non mi ricordo. Party. No, volevo controllare il morale del party. Come si fa già? Non mi ricordo. Report, forse. Sì, ecco. Diamogli party morale. Ah, ok, va bene. Perché se hai dei persone con credo diverso, non è che saranno tanto felici assieme, quindi meglio tenere tipo tutti di cultura diversa. Tipo, possiamo andare contro qualcuno. Vediamo, se sti qui vanno contro qualcuno, noi li attacchiamo subito. Ok. Voglio attaccare questi qui. Ecco, battaglia, battaglia, battaglia. Ok. Attacchiamo il nemico. Abbiamo 300 truppe contro le loro 100. Però voglio comunque fare una tattica ben studiata. Seguitemi, stiamo in questa valle. Followatemi. Ovviamente l'audio va in crash ogni volta che dai ordine a più unità.
Tutti qui? Chissà come se la cavano questi guerrieri latini. State un po' più indietro, che loro frecce fanno male. La cavalleria ancora più dietro. Ok. Questa unità qui, oltretutto, voglio far sì che facciano la formazione a muro di scudi. E questi qui. Oh, dove state andando? Ah, boh, va bene. Mettete qui però, e anche voi cavalieri qui. Tanto io vado a tua ricognizione a vedere. La minimappa sopra sembra che stiano. Ecco, eccoli qui. Non ci sono tutti i loro uomini in battaglia, perché come ben sapete. Merda. Come ben sapete, in queste battaglie grandi, oltre i 150 uomini, arrivano rinforzi, perché il gioco non può calcolare troppi uomini. Voi andate un po' più indietro, cazzo. Se no, la cavalleria vi sbudella. Arcieri. Ok, non ho abbastanza cavalleria al momento tra i rinforzi. Oddio, sti qua però. Se vi dico di. Ah, ok. Se vi dico di stare un po' più indietro. Fall back. Beh, andate dietro i 10 passi. Ah, sei tu che stai facendo il culo a tutti. Ehi. Ma che cazzo ci fa uno qui? Aspetta, visto. Ah, i turcoman erano questi, per dire, non li ho voluti prendere perché sono di cultura araba. E se metti di cultura araba in questa mod, praticamente abbassa il morale del party e tipo se ne andranno, faranno diserzione, si ritireranno dalle battaglie. Tutte cose che a me non piacciono tanto, ecco, ho detto molto francamente. Merda. Questi arcieri a cavallo qua io li devo ammazzare. I Turkoman hanno proprio questi arcieri a cavallo che sono devastanti se utilizzati bene. Il computer li sa di sicuro utilizzare alla stragrande. Utilizzo la tattica mordi e fuggi che utilizzavano tipo i mongoli, gli unni nella storia. Veramente sono devastanti. Però se tu ti avvicini. Ecco, qua c'è uno che può dare una mano. E io devo trovare il modo di portare il combattimento a terra. Tipo ammazzando il cavallo. Ok, stiamo lì sulla sua destra perché non può sparare dalla sua destra. Intanto vediamo di attirare la loro cavalleria da noi. Merda, l'ho mancato. Oddio. No! Ok, 50 i danni. Ok, abbiamo ammazzato il cavallo. Però non riusciamo a prenderlo perché è troppo alto. Oddio, fanno questo giro lungo qua che è fastidiosissimo. Non sapete quanto è fastidioso sono questi cavalli. Ai, oh, wow. Bravi. Oddio. Oh! Mi hanno ammazzato? Sì, bene. Ma esiste una battaglia in cui non mi ammazzino? Arcieri, porca puttana, se vi dico di stare indietro, vi ammazzano. Cioè, se vi dico di stare indietro, state indietro, vi ammazzano. Anzi, seguitemi, arcieri. Intanto ricarichiamo con la balestra. Intanto dove stanno? Vediamo di sparare. 84 metri. Vediamo di fare un po' di più. Indietro. Arcieri indietro. Indietro. Mio Dio, non mi vogliono ascoltare. Arcieri disertori. Guarda che fanno. Minchia se vi fanno il culo, se state indietro però. Oh, c'è un cavallo. No. Ah, possiamo cavalcarlo però. Sì. Oh, faccio il balestre a cavallo. Yeah. Proprio come piace all'Arus. Ok, bene, io c'ho un cavallo unicorno. Quindi. Dove state andando?
questi arcieri qua. Non possiamo ricaricare con la balestra a cavallo. Ricordo che su che gioco già di strategia c'erano i balestrieri a cavallo. Mi viene in mente. Ah, Medieval 2. Fantastico. Ok, io non voglio subito andare il corpo a corpo, brutale. Ecco. Cioè, non voglio andare subito al corpo a corpo brutale con... No, gli arcieri stanno ritirando. Oh mio Dio, sti arcieri. È per questo che mi muoiono un casino di arcieri durante le battaglie. Vanno per i cazzi loro. E dopo, boh, se muoiono... Oddio, ci avete uccisi! Laros, tu sei brava a comandare! E dopo... Oddio. Ma sto... Beh, questo qua è proprio swaggy. Va in mezzo alle unità. Comunque, fare queste battaglie qui è utile perché, lo so, state pensando che magari, ah, sono arrivati i rinforzi nemici, merda. Comunque, molti di voi staranno pensando, ma perché vado contro tutte queste unità a combattere? C'è un motivo, perché oltre al fatto di che queste battaglie qui servono per, soprattutto per fare un po' di alleanze tra... Quelli dell'ordine teutonico, perché ovviamente se li vado ad aiutare in battaglia, faccio un po' conoscere, posso scalare i ranghi sociali. Oltre a quello, servono anche, nel caso se io posso, se voglio, prendere i prigionieri. Se riesco a prendere i prigionieri, tipo come nell'ultima una delle ultime puntate, che ho preso... Ecco, questi arcieri qua però vogliono proprio morire, allora, no, non c'è verso, vanno per i cazzi propri. Comunque, visto, mi stanno tutti... Oddio. I miei lancieri sono fantastici, però. Comunque, visto che possiamo prendere l'unità di generali e poi dopo venderle... Infatti avete visto, mi sono fatto 6.000 di denari. Che 6.000 di denari, per farvi intendere, io ho preso con 3.000, cioè la metà dei soldi, la truppa di mercenari latini. Che non sono pochi. Oddio. E intanto... Non importa. Oddio, 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 oddio. Muori. Ok. Oddio. Oh! Ok. Vediamo un modo di sopravvivere. Oddio, no. Oh, povero. Cioè, quando vanno nella mischia, sti qua devono solo ritirarsi. Oddio. Ok, voglio portare tutto questo cumuletto da me. Tanto vedete, la loro cavalleria appena va da me, o viene uccisa o viene disarcionata subito. Ok, quindi voglio fare una tattica che aggrare i nemici, cioè attirarli verso di me, per poi dopo ammazzarli. La tattica che a volte funziona, però non devo andare il corpo a corpo se non mi fanno il culo. Tipo, posso anche stuzzicarli un po' e far così. Anche tentando di ammazzare qualcuno. E pian piano li porto verso i miei uomini. Così li riesco a ammazzare. Visto? Bene, bene, bene. E che la mischia abbia inizio. Ok. Aia. Oddio. Oh. Oh. Visto, non ce la fanno a sopravvivere veramente. I nostri uomini sono troppo potenti. Ha funzionato. Eravamo in vantaggio numerico e anche in vantaggio tattico e in vantaggio di esperienza di uomini sicuro. Però questo qua non vuole morire. Forse un generale. Sì, era un generale. Sì. L'ho ucciso però, cazzo. Beh, non possiamo farci nulla. Ok. Ok, ora vado ad ammazzare gli arcieri. Perché mi stanno sul culo. Sapete che io odio gli arcieri. E odio tutto quello che spara da lontano. Perché loro hanno armi da codardi. E
Ecco. Bellissimo. È facilissimo ammazzare gli arcieri in corpo a corpo, però io li adoro anche per questo, gli arcieri. Cioè, li odio, li adoro. È una relazione complicata che si pone in mezzo tra amore e odio, come adesso. Stai indietro. Ah, in due. Chissà se ci riesco a farcela. Ok, uno è andato. E anche l'altro. Mancano tre. Quindi direi di iniziare con la carica. Ok. Oddio, poverini. Io se fossi lui. Io non voglio guardare se fossi il suo generale. Però l'ho già ucciso, quindi. Generale. Ok, uno è andato. L'altro è qua vicino. E ne rimane poi uno. Dopo questo. Che sta in culo ai lupi. Ah, eccolo lì. Vediamo se riesce a ammazzarlo qualche cavaliere prima di me. Dai, andate, uomini! Mi fa ridere vedere sto qua che cerca di sopravvivere, però non ce la fa. Ce l'abbiamo fatta, gente! Quindi anche questa battaglia qui è vinta! Ok, abbiamo avuto 5 morti dalla nostra parte e 7 feriti. Dalla loro parte è stato un massacro. 30 morti, 31 feriti. Cioè, dai miei alleati, 30 morti e 31 feriti, e dal nemico 104 morti e 4 feriti. Cioè, è stato un massacro. Grazie per l'aiuto, straniero, non ci siamo ancora incontrati. Qual è il tuo nome? Visto? Serve anche per questo. Il mio nome è Sir Larus, meglio col pony. Ok, ben incontrato, Sir Larus. Io sono Jean di Belin. Signore dell'Ausuf et Serea, non so che cazzo vuol dire. Grazie per l'aiuto e spero che ci incontriamo di nuovo. Visto? Oh. No, volevo prenderlo questo qui. Oh, Velgritas è stato ferito. No, mi sono dimenticato di prendere il prigioniero quello lì, che stupido! Ho schiacciato troppo velocemente, infatti sto pensando che cazzo è successo, no. Ho schiacciato troppo velocemente, sono stato stupido. Ok, ho preso tutti i mercenari possibili. E ora, dove possiamo andare? Andiamo a Tripoli? No, la stanno bombardando. Che stronzo che sono. Sì, dove andiamo adesso? Ok. Qua stanno ancora combattagliando. E Damasco è ancora sotto assedio. Ma io non vedo nessun assediante. 400, sono dentro Damasco, mica pochi. Devo dire che è anche un po' ora che io prendo un castello. Non solo che non so come si fa. Quindi, vediamo un po' cosa riesco a fare. No, niente, bordare. Ah, andiamo a saccheggiare questa città qui, Quechua. Andiamo da Quechua. Bene. Oddio. Il maniero di Babalek. Balbek. Se devo conquistare una città, chissà se posso prenderla. Posso fare qualcosa. Andiamo a Quechua. Dai. Dritto per dritto. Ok. Razziamo il villaggio. Non fa tanto bene all'onore, ma Larus non gli importa l'onore. Cioè, a me porta fama e gloria. Ok, stanno combattendo i nuovi. Ah, il patrimonio di San Pietro. Quindi è stata la chiesa, ha dichiarato guerra. Ah. Polonia? Non lo so che stato è. Dalla bandiera sembra Polonia. Però. Di sicuro è un altro nome. Mi sto sbagliando, non prendete tutto quello che dico. Però. Ok, quindi.
Là stanno comunque, stanno facendo male a vicenda, io sto saccheggiando questo villaggio, speriamo di fare in fretta. Se no arriva qualcuno e dice, ma che cazzo stai facendo? E mi fa il culo. Ok. Mi ho saccheggiato il villaggio. Oh! Seta! Quante robe, aspetta, aspetta, aspetta. Adoro saccheggiare i villaggi. Adoro sul saccheggiatore. Ok, olio, ferro. Lana, no, sale questo, eh? Come cazzo faccio a prenderlo con lana? Poi prendiamo sale, 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 non fa male. No, questa cosa qui me la potevo risparmiare decisamente. Comunque, abbiamo del miele, sì, che abbiamo. Abbiamo delle olive, no, che non le abbiamo. Le prendo per aumentare il morale del party. Pane non ce l'abbiamo. L'uva non ce l'abbiamo. E la farina non ce l'abbiamo. Ok, abbiamo preso tutto il prendibile. Si dice prendibile? Porca di sì. Non importa. Ok, ho preso tutto. E andiamocene. Adesso andiamo a vendere un po' di questa roba qui. Oh, delle mucche! Portiamo queste mucche con noi, dai. Ah. Dai mucche, alla riscossa. Ah, oddio. Ok. Ah, sì, ho pagato i soldi ai miei uomini. Vediamo quanti soldi ho. Non ho poco. Oddio. Oddio, cosa succede in patria? Un attimo, un attimo, un attimo. Iverness, dov'è? Oh no, hanno saccheggiato Iverness! Oddio! No! No! Scozia! Stupidi norvegesi, vi conquisterò! Oddio, Iverness! Oddio, appena finirà questa crociata tornerò e ammazzerò qualsiasi norvegese, qualsiasi stupidi vichinghi. Oddio. E scozzesi! Ah sì, perché mi ero dimenticato che fossi scozzese. Comunque. Oddio. Perché? Iverness. Never forget Iverness. Never forget. Farò never forget su Iverness, chissà. Ok, entriamo al negozio. Andiamo a vendere. No, loro non hanno abbastanza soldi. All'armatura? No, non hanno abbastanza soldi. Ai beni? Innanzitutto un po' di questo, questo e basta. Poi qua basta. Qua basta. No. No. Aspetta, aspetta, aspetta. Volevo comprare qualcosa, cioè volevo vendergli qualcosa, ma non c'ho abbastanza soldi. Ah, questo qua però potrebbe andare bene. Una spada. Minchia, per quanto costa. Ok, all'armatura ho già venduto. Alle armi no. Quindi, boh. Abbiamo venduto tutto. Non tutto. Abbiamo venduto qualcosa. E ora andiamo a Antiochia. Per vendere il rimanente, il restante. Ciò che ne rimane. Ok. Giabala. Tarta, io. Non. Ma che cazzo sta succedendo? Non lo so, pensavo che ci fosse qualche scritto. Comunque. Io devo dire che non mi immaginavo di andare alle crociate. Non volevo farle, però. Visto che c'è stato quell'incidente lassù che per sbaglio. Accettato di fare una crociata in onore del mio re. Ho dovuto farla, però devo dire che ci sto guadagnando abbastanza, eh. Non tutto il male viene per nuocere, come si dice. Quindi vendiamo un po' dei nostri beni. Ok. Ok, anche delle gambe. Non so che cazzo ci faccio con delle gambe. Sangue. Ok, ho venduto. Adesso quanti soldi ho? Volontari no, aspetta, vediamo.
Ok. Vediamo un po' il party. Adesso abbiamo 5.000 e passa soldi. Vediamo un po' se possiamo aumentare di qualcuno. Ah, beh, Gritas. Minchia, tu non c'hai l'armatura. Gritas, fammi vedere il tuo equipaggiamento. Cazzo, Gritas. Vediamo. Non c'è nemmeno un cavallo, Gritas. Ma va bene. Tu sei uno dei miei uomini migliori. Devi avere un cavallo. E anche questa lancia qua è migliore. Bene, sì, Gritas. Siamo simili, Gritas, guardate. Ok, bene. Vediamo le sue skill, come stanno andando. Tanto carisma. Non importa, andiamo. E ok, gente. Credo che per questa puntata sia tutto. Dopo saccheggi su saccheggi, fermiamoci un attimo. E vediamo poi dopo quante settimane posso ancora rimanere qua giù in Terra Santa. Poi dopo. Oddio, intanto non voglio andare in altre battaglie. Fermiamoci. Ok, quindi per questa puntata è tutto. Vedremo nelle puntate prossime dove saccheggiare, cosa fare. E per questa puntata è tutto. Ci becchiamo alla prossima, gente. Dall'arrosto tutto. Ciao!